Thank you.
Come dicono tutti, siamo molto contenti di essere qui a suonare questa sera per questo posto che parla di musica, non solo perché è il Museo della Musica, ma perché fu casa di Rossini adesso. Sono molto contento anche perché io sono bolognese, quindi suonare in bei posti a casa propria è sempre molto soddisfacente. I primi due brani che abbiamo suonato non sono contenuti appunto nel nuovo lavoro Tracce d'Africa, ma in un album precedente, dal nome 12 Noti, che era legato abbastanza a doppio filo un po' con il mondo del tango. Vuoi perché il bandoneon, appunto così, sia uno strumento che ha fatto la storia di quella musica. Adesso incomincio un po' invece questa diacetina che si chiama Tracce d'Africa, che non è e non vuole essere assolutamente una cosa ideologicamente africana, ma un po' andare a cercare con la pila gli elementi, pattern ritmici che sono presenti un po' in tante musiche del mondo, Argentina compresa, che presentano insomma così una provenienza o perlomeno delle forti similitudini con dei ritmi o con della musica africana. Ne approfitto per presentarvi già adesso i musicisti che hanno suonato fino ad ora con Stefano De Bonis al pianoforte, Roberto Rossi alla batteria,
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
sicuro che oltre che avermi invitato a suonare anche da fuori stasera un po' da tutte parti, quindi questa bellissima rassegna Smoni. Vi ricordo che le musiche che abbiamo suonato questa sera sono contenute in un disco, in realtà in due dischi, perché abbiamo suonato musiche in due dischi. E insomma, così siete piaciuti, siete naturalmente invitati a comprare, perché diciamo che in realtà i dischi si fanno quelli per quello. Ora invece c'è un brano che si chiama Pinocchio, il legame con l'Africa ve lo lascio trovare a voi. Thank you.
Thank you.
Grazie.